Io replico a questa pattumiera di notizia di oggi, dicendo molto, chiaramente che si tratta di notizie paradossali fino ad essere ridicole, la cui matrice circa la diffusione, ne sono convinto anch'io, è politica. Io non ho mai avuto a che fare, trattato neppure indirettamente con uomini della mafia, tanto più con questo signor Aiello. O l'altro che mi attribuiva le visite in un bar, si chiama Avola, con una macchina che non ho mai guidato, che non ho mai visto neppure come è fatta. Dico ancora che non solo io non ho fatto nessun affare con i boss, ma io non faccio affari da 1.000 euro a 1 miliardo di euro con chi che sia, boss o imprenditori limpidissimi. Alla regione gli affari sono banditi, per quanto riguarda me e per quanto riguarda il mio ruolo. Dico ancora che concretamente noi abbiamo, come dire, combattuto la mafia e i suoi affari, dall'energia fino ai termovalorizzatori, dove la mafia è infilata fino ai capelli. E dico ancora che io mi rivolgerò e mi rivolgo alla magistratura, a cui ovviamente offro tutta la mia disponibilità. E mi rivolgo anche alla magistratura e non ad altri, non evoco né complotti né congiure, perché mi querelo e mi costituisco parte civile contro chi che sia, osi, pentito, collaboratore, quant'altro, dichiarare il contrario.